6 novembre 2023, tempo ordinario. Lettura del Vangelo secondo Luca 14, 12, 14. In quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Riflessione. Il Vangelo di oggi continua a presentare gli insegnamenti che Gesù stava dando su diversi temi, tutti legati alla guarigione nel corso di un banchetto, una guarigione durante un pasto, un consiglio per non occupare i primi posti, un consiglio per invitare gli esclusi. Questa rappresentazione delle parole di Gesù attorno ad una determinata parola, quale per esempio tavola o banchetto, aiuta a percepire il metodo usato dai primi cristiani per conservare nella memoria le parole di Gesù. Luca 14:12. Invito interessato. Gesù sta mangiando a casa di un fariseo che lo ha invitato. L'invito a tavola è il tema dell'insegnamento del Vangelo di oggi. Ci sono diversi tipi di invito. Inviti interessati a beneficio di se stessi ed inviti disinteressati a beneficio di altri. Gesù dice: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. L'usanza comune della gente era questa: invitavano a mangiare amici, fratelli e parenti, e nessuno si sedeva a tavola con persone sconosciute. Ci si siede attorno al tavolo solo con persone amiche. Ecco l'usanza tra i giudei. E ancora oggi noi agiamo così. Gesù pensa in modo diverso ed ordina di invitare gente sconosciuta, inviti che nessuno soleva fare. Luca 14, 13, 14. Invito disinteressato. Gesù dice: al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Gesù ordina di rompere il circolo chiuso e chiede di invitare gli esclusi, poveri, storpi, zoppi, ciechi. Non era questa l'usanza e non lo è tuttora, ma Gesù insiste, invita queste persone. Perché? Perché nell'invito disinteressato, diretto a persone escluse ed emarginate, c'è una sorgente di felicità. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Strana felicità, felicità diversa.
tu sarai felice perché non hanno da ricambiarti. È la felicità che nasce dal fatto che tu hai compiuto un gesto di totale gratuità, un gesto di amore che vuole il bene dell'altro e per l'altro, senza aspettarsi nulla in cambio. È la felicità di chi fa le cose gratuitamente, senza chiedere nessuna ricompensa. Gesù dice che questa è la felicità che Dio ci darà nella resurrezione. Resurrezione non solo alla fine della storia, ma fin d'ora. Agire così è già una resurrezione. È il regno che si avvera, il consiglio che Gesù ci dà nel Vangelo di oggi evoca l'invito di 72 discepoli per la missione di annunciare il regno. Tra le varie raccomandazioni date in quella occasione, quali segni di presenza del regno, c'è l'invito a tavola e l'accoglienza agli esclusi. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si troveranno e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Qui, in queste raccomandazioni, Gesù ordina di trasgredire a quelle norme di purezza formale che impediscono la convivenza fraterna.